Forlì Popoli, ore 15.01, con Riccardo Fantini e il fratello Lorenzo. Aspettando Cardiff, road to Scafati. Partiamo, si va. Dai, solo 4 ore 48. 4 ore 48, cosa vuoi che sia? I ragazzi si stanno scaldando. 4 ore 48. 4 ore 48, che puttana. San Piero in bagno. Casa di Attilio Bardi. Dai Attilio, Cappelli stava per riprenderti. Gatta è confermatissimo, gode della fiducia piena della società. Ci salviamo, 2-0 a Fano e 0-0 a Forlì. Quando uno fa un percorso delle 45, le balze di Verghereto rappresentano comunque un passaggio. Mi sono dimenticato di dirti che ho letto stamattina che è pieno di telelaser, di quelli nuovi che fanno, che ti vedono se usi la telecamera o il cellulare mentre guidi. Giuro. Io serio, che ascoltavo con punto, vado in giro, cazzo. Fantini, un attendibile, Piazza della Vittoria. Qual è la cosa più importante che c'è a San Sepolcro? Il gruppo? Gruppo Pini! Giovanni Fossi, dimmi! Questo è in macchina che sta andando a Scafati? Sì, sì, adesso ti dico anche quanto manca. Credo siamo intorno alle 4 ore 10 a destinazione. Avete tutto il mio rispetto. Devi paracadutare. Vai dal comandante, dice, quando siamo più o meno sopra Salerno, Pompei, si dovrebbero vedere delle rovine, no? Giù. Tutto quel mondo ti paracaduti giù e noi ti aspettiamo. Che ieri sera, però, dopo diverso tempo, guardate, mi sono sparato 2 ore di YouPorn consecutivi. Ognuno trova il suo modo per rilassarmi. Il Fantini insegna che certe cose si fanno ma non si dicono. Non facciamoci mancare niente, anche la polizia. Ci sono i 90, noi belli come sole li abbiamo superati. Avanti così. A parte il fatto che facevamo i 120 e non avevo l'assicurazione in originale, tutto bene, però sono stato graziato. E vai! Nel frattempo il bimbo minchia là di dietro cosa combina? Sto meditando per la partita. Non mi dire che sei andato all'Inter al posto di Pioli. Vado negli Emirati Arabi con Zaccherone. Non sento un cazzo perché c'è un'interferenza che non riesco a capire quello che mi dici. È l'apparecchio acustico che ti sei messo che non funziona bene. Ma vaffanculo, qua l'apparecchio acustico, testa di capo! Testa di merda! L'apparecchio acustico te lo infilo per il culo, hai capito? Dammi il tuo parere da esterno sul Forlì. Un disastro. Non scrive un cazzo. Non scriveremo niente, promesso. Di me ti puoi fidare, di Gira no. Non hanno capito un cazzo. Loro erano destinati ai playoff. Gad aveva fatto, no, un miracolo, un super miracolo. Aveva battuto Venezia, Reggiana, Padova, pareggiato col Parma, San Benedetto. Hanno preso Succi, che il poverino non c'entra un cazzo di niente in tutta sta baracca qua. Ma che cazzo vai a cambiare? Oh Paolo! Ce la facciamo? Se lui lo fai parlare con i giornalisti, con i suoi amici allenatori, va bene. Se lui deve lavorare, parliamo di altro. Se lo fai il timido che non hai il coraggio di scriverlo, va bene. Non ti preoccupare! Oi! Pronto? Hai visto la girardata dell'inno? Il viaggio in direzione Scafati procede spedito, non ci siamo fatti mancare niente. Dai, sono 2 ore 46 all'arrivo. Ora previsto 20 e 32. Ci vediamo anche l'ingresso in campo dei ragazzi se acceleriamo. Dai un euro, dai cazzo! Volata con la mamma. Vuole la mamma! Figlio mio! Lollo! Dai bravo! Mettiti una felpa qui quanto lo ricordi, ti prendi il raffreddore! Oi, vieni a Scafati, dai. No. C'è il tuo club del futuro che gioca, voglio dire. Te che cazzo fai? Ma un casino che metà basta, non riesco. E ci sentiamo prestissimo. Va bene. Ciao Nick. Ok, ciao Nick, ciao. Le luci del tramonto accompagnano il nostro viaggio. A che punto siamo? 11 km all'uscita autostradale. 37 minuti al Palamangano. Quel panino Wurst e le patatine fritte non è stata una scelta brillante. Ma Melvin mi rianimerà. Canta in rec. 20 e 29 minuti prima, eccoci arrivati a Scafati, o almeno credo, 2,1 km dal Palamangano. Campano con il casco. Basta. È uno schifo, andiamoci. Stop. Finalmente arrivati. Grazie.
70% da 2, 50% da 3, ma non diciamolo a nessuno. A pigliare schiacciata difesa schierata, peccato, siamo a meno 5, continuiamo a crederci, dai, attaccati a sta benedetta partita. Ryan canestro e fallo, siamo a meno 9. Plona di Castelli, abbiamo Castelli e Del Goya con 4 falli, ma Valli si gioca il tutto per tutto, giustamente meno 5 a 4 a 32, 3 giocatori su 5 in campo con 4 falli. Auguro a loro e soprattutto, oltre che alla squadra, a Giorgio, anche al pubblico di Forlì, perché vedere giocare partite di A2 davanti a 4.000 persone è una cosa bellissima, un campo caldissimo e molto corretto. Il mio in bocca al lupo va a loro. Naimi, devo dire che è un ottimo giocatore, una brava persona, è venuto allo spogliatoio, si è complimentato con i ragazzi nostri. E questi sono gli esempi giusti che devono dare gli sportivi, dai quali dobbiamo apprendere tutti quanti. Mi piace. Alla pizzeria di Pietro Savastani, Gigino o Metronotte. Lore, hai parlato con Jenny? Lore, che te stai zittito? Faccia parlare, è tutto viaggio che non stai a dire una parola. Questo è Gigino o Metronotte. Segnaliamo l'ora, ci presentiamo a Luna per questo menù. Salutiamo Gigino, grazie dell'ospitalità notturna. Ciao ragazzi. Qui c'è un subwoofer che pompa come neanche nella mia taverna. Non è che uno sta a Napoli, sai cosa come sta. Né, le cose le devi vivere. Il paese che fa più paura, sì, non è Scampia, è Milito, è un paesino vicino, non è mai menzionato. Milito? Melito. Mai menzionato proprio no. Melito, con lei. Io ho un sacco di clienti che vengono da tutte brave persone. Lune 05 si chiama questa, hai detto Gigino? La sguarrata di patate. Sguarrata di patate. Ok, wurstel, patate, formaggio? Mozzarella, formaggio qua non esiste. No, senza offesa per i romagnoli, ma qua stiamo a Napoli, Salerno, principiamo. Questi sono gli occhi di Gigino. Con una mano mangi e l'altra ti masturbi. Da Gigino Metronotte è stata un'esperienza positiva. Mi ha colpito un po' l'interpretazione su Napoli. Come dove vai? Napoli o Salerno con tua moglie? Dipingono una città che non è quella, è una cosa diversa, è tutta una montatura. Però perché non fanno vedere cose belle di Napoli? I quartieri belli di Napoli? Ti dico morra. No, non l'ho proprio visto. Non mi appartiene. È una cosa commerciale, ma non è la realtà. Ho 5 minuti, gli chiedo, ma se deve fare un giro con la famiglia o con gli amici tra Napoli e Salerno, essendo Salerno, Napoli è pericoloso, ci stanno le sparatorie, ci stanno le situazioni, la criminalità, la delinquenza, ma che cazzo! Numero uno, Gigino. Sta come felice, mi corico nel mio letto.
ed eccoci in albergo per riposarci meritatamente dopo questa lunga giornata. Ve ne abbiamo fatte vedere e sentire di cose, altre brutte, decisamente brutte. Nell'ultima questa immagine notturna di un essere stravolto che sono io. Però voglio chiudere questa giornata con un'immagine ancora più tremenda. Fantini che si introduce i tappi per le orecchie. Vamo se stavo dormendo.